Ciao ragazzi, benvenuti su Gossip Drums. Questo è un video che voglio fare da un sacco di tempo. Qui dentro ci sono dei prodotti mandati da strumentimusicali.net. Tutto a posto? Che mi interessano particolarmente perché, come avete visto dal titolo, andrò a provare 4 set Zildjian da varie fasce di prezzo. Cioè, voglio partire veramente dal super economico fino ad arrivare a piatti costosi e capire cosa cambia veramente, perché ho sempre usato Zildjian come marchio, Zildjian come piatti, ma non ho mai avuto 4 set differenti con prezzi completamente diversi, partendo dai 200 euro tutto il set fino ad arrivare a più di 1000 euro. Voglio capire cosa cambia, quanto cambia, quando usare una tipologia di piatto, perché usare anche magari dei piatti economici. Quindi voglio andare a vedere tutto, quindi prendo il taglierino, lo apro un pochettino meno di così e vado ad aprire il mio pacco. Quindi qua vi faccio vedere semplicemente quali sono le tipologie di set che non ho aperto, che vado a provare oggi. Ma ammazza che figata, che figata! Ve li faccio vedere già? Sì, ve li faccio vedere, dai. Allora, partirò con Zildjian Planet Z, che sono quelli più economici di tutti. Poi, andando avanti, passerò alla famiglia I, magari girata giusta. Poi, ovviamente, dopo vi spiego bene tutto. Passerò alla serie K, una delle serie, se non la serie più famosa di Zildjian. E poi, andando avanti, l'ultimo che vi farò vedere, cioè quello più costoso, diciamo, quelli teoricamente più belli, ma poi vedremo in corso d'opera, saranno la serie Sweet, sempre di K. Questi sono dei piatti pazzeschi. Questi sono dei piatti pazzeschi, lo so già, cioè in realtà non li ho mai provati bene, tutto il set non l'ho mai provato, ma che figata, ragazzi, sono come un bambino a Natale, che figata. Mando la sigla e vado subito a provarli, tolgo questi piatti qua, che tra l'altro sono Zildjian anche loro, ma li tolgo, non ho voce oggi. E vado a montare subito i Planet Z, mando la sigla e andiamo. Eccoci qua, Zildjian Planet Z montati. Come potete vedere sono dei piatti molto luminosi alla vista. Vengono dati insieme a queste bacchette qua della Zildjian, che sono delle 5A, e comunque le bacchette Zildjian non sono per niente male. Charleston da 14 pollici, Crash da 16 pollici e Ride da 20 pollici. Andiamo a sentirli e poi ve ne parlo un po'. Devo dire che non mi aspettavo questa cosa, perché piatti questi sono i più economici, come vi ho detto. Allora, la cosa principale è che hanno un sustain molto limitato, che è una cosa buona in realtà. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando li suono... Intanto mi è caduta la bacchetta. Il suono finisce subito, è un decadimento molto veloce. Quindi, in alcuni casi, soprattutto se si suona al chiuso, o se si vuole avere dei piatti, o se si vogliono avere dei piatti non troppo casinisti, questi sono perfetti, perché soprattutto il Crash finisce subito il suono. Il Ride non è per niente male, molto definito. Poi è una campana super potente, può essere anche utilizzato da Crash, non è il massimo perché è un po' spessino come piatto, però volendo ci può anche stare. Il Charleston non è per niente male, perché comunque come suono ha un po' quella pastosità che a me piace. Suonato magari un pochettino più aperto oppure super chiuso,
si sente un po' quella metallosità dei piatti un po' più economici. Ci sta tutto perché il set costa 200 euro praticamente tutto quanto. Quindi sicuramente promossi questi piatti, li ho sempre un po' sottovalutati ma non li avevo mai provati. Quindi adesso che li ho provati li consiglierò. Se qualcuno ha bisogno di un set di piatti economico, questi sono veramente ottimi. Adesso passiamo alla fascia successiva di piatti. Andiamo su come prezzo, ma neanche così tanto in realtà. Abbiamo, come vi ho detto, la famiglia I di Zildjian. I che in turco ho scoperto I sta per ilam, non so come si dica in realtà, ma ispirazione significa. E muove il suono e poi vi spiego che cosa danno a me questi piatti. Allora, questi piatti qua, che sono in Lega B8 Bronze, quindi bronzo, li ho già provati. In realtà sul canale li avete già visti, vi lascio il link qui sotto dove provavo alcuni set di piatti economici, non di Zildjian, solo questi di Zildjian, ma anche di altri marchi. E devo ammettere che quando ho letto questa cosa della I di ispirazione, io ho avuto una sensazione suonando questi piatti la prima volta nell'altro video. E cioè che nonostante fossero dei piatti economici alla fine, che rientrano ancora nella sezione economici, medio economici, riescono a dare qualcosa al nostro drumming. Non sono piatti normali, sono piatti che hanno già una loro caratteristica. Quindi acquistiamo questi piatti qua se vogliamo una certa tipologia di suono, un suono di Charleston più pastoso. Sentite che se ne va la metallosità di cui vi parlavo prima, non è più cic cic cic, ma hanno qualcosa di un po' più pastoso. Il ride è molto scuro. Quindi hanno già qualcosa che va avvicinarsi, mi è salita questa. Quindi hanno già qualcosa che va ad avvicinarsi a dei piatti di una fascia superiore. Quindi questi sono veramente, io in realtà quando qualcuno mi consiglia di, quando qualcuno mi chiede di consigliargli i piatti economici, ultimamente sto consigliando questa serie qua, perché secondo me è quella che è già più propensa verso il pro come piatto. Quindi ovviamente super consigliata, avete il link anche di questi sotto in descrizione. Andiamo avanti, passiamo alla fascia strong, quindi stai zitto. Adesso facciamo un salto di livello proprio. Siamo insieme ai Dark Crash di Zildjian, modello K. Si vede già in realtà dal colore che questi piatti sono su un altro livello. È ovvio, costano un po' di più, danno qualcosa in più, vediamolo subito, ma secondo me sì. Vabbò, allora va bene. Raga, qua siamo su un livello veramente alto di piatti, molto 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 belli. Tra l'altro, non ve l'ho detto, non so se avete visto, ma c'è un crash in più, perché questi sono Charleston da 14 pollici, crash da 16, crash da 18 e ride da 20. Ride pazzesco, il ride è...
Molto bello Zaid, molto bello Zaid. Anche come avete visto devo usare come crash. Il Charleston, fighissimo. Veramente è... si sente il Charleston quando ha qualcosa in più. Questo sembra anche abbastanza fine comunque come Charleston. Sì, infatti si sentono tutte le sfumature. Molto versatili più che altro questi piatti. Potete andare a fare dal rock, quello super yeah, al jazz, al reggae. Anche che ne so, se dovete far funk. Cioè, vanno proprio bene, sono piatti che suonano un po' di più rispetto agli altri, anche i crash. Sentite che suonano proprio di più, il sustain non è più come i Planet Z, ma è un po' più corposo. Ottimi piatti, veramente qua stiamo andando molto su e ho paura di quello che arriverà adesso, perché adesso andiamo veramente su. Quindi eccoli qua montati, Sweet Crash di Zildjian, sempre il set più costoso di questo video. E allora, hanno molte particolarità questi piatti. Prima cosa, le misure. Charleston da 15, Crash da 17 e 19, Charleston da 21. Quindi tutte misure molto particolari, tutte misure dispari, non so assolutamente il perché, ma la cosa mi piace perché a me le misure grandi piacciono, tipo il Charleston da 15, mi piace un sacco. Riesce a essere molto più pastoso, dico sempre pastoso, ma è il termine che a me piace di più. I crash. Molto belli, quello da 19 soprattutto. Il 17 non è male, il 19 mi piace di più. Forse è un filo più sottile il 19. Tra l'altro, non so se avete visto che la campana di questi piatti è tipo come se non fosse finita. Non è lucida, ma più opaca. Quindi anche come... Non so in realtà a che cosa serva questa cosa. Se lo sapete scrivetemi qui sotto nei commenti se sia una cosa solo visiva o se serva proprio al suono. Ma visivamente è molto 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 figo. Ride invece non ce l'ha perché ovviamente la campana... raga, questo ride è una bomba in realtà. Bassissimo. Un po' rallentando, così, non so il perché. Ma bello, veramente bello, più che altro. Campana... ottima. Ping un po' meno accentuato forse rispetto agli altri perché è un po' più aperto come piatto, ma è bello basso come suono, come intonazione, non come volume. E in più come potete sentire, essendo 17, 19 e 21, quindi tutti uguali come differenza di dimensioni, funziona proprio anche da crash in più. Ti-ti-tu, ti-ti-tu.
piatti pazzeschi questi qua, ragazzi, sono piatti pazzeschi. Veramente una figata. Questi sono proprio dei piatti pazzeschi. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net perché senza di loro non potrei mai fare cose simili. Cioè, vi ho portato 4 set di piatti pazzeschi e veramente, grazie mille strumentimusicali.net. Alcuni di questi piatti, tra l'altro, non avevo mai avuto la possibilità di provarli. Quindi, ad esempio, questi, i Dark Crash, vabbè, sono preso bene. Adesso me li vado a suonare ancora un pochettino perché sono preso bene. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il set di piatti che più vi è piaciuto. Se per caso utilizzate già Zildjian, scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il set di piatti o i piatti che utilizzate e basta. Io con questo vi ricordo di iscrivervi al canale perché so che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. Attivate la campanella, fate tutte le cose. C'è l'articolo che potete andare a leggere sul sito Gastium, trovate il link anche di quello qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Vado a suonare un po' questi piatti. Ciao!